Buonasera e benvenuti a tutti. Finalmente è arrivato il momento che noi abbiamo aspettato con grandissimo fervore. Qui con noi Alberto Cavalli, direttore esecutivo della Michelangelo Foundation, che ci illustrerà, ci racconterà questo mondo di Homo Faber, no? L'iniziativa culturale dedicata a valorizzare i mestieri d'arte e a promuovere un futuro più sostenibile e più inclusivo. Una cosa di cui c'è molto bisogno adesso. Certo. È un evento che dal 10 aprile al 1 maggio del 2022 accompagnerà i visitatori nella magnifica location della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, che di Guizzini ha il privilegio di illuminare per tutta la durata. Parlando l'idea della vastità degli orizzonti culturali di Alberto, mi sono segnato qualche appunto di tutto quello che fa per a favore della cultura e della bellezza. Ha avuto esperienze di altissimo profilo nel mondo dell'alta moda, del giornalismo, visiting professor presso la Creative Academy di Milano, docente di bellezza italiana, meraviglioso, presso il Politecnico di Milano. E fa parte del Centre de Luxe et de la Création di Parigi, del Comitato Culturale della Fondazione de la Haute Horlogerie di Ginevra, vicepresidente dell'Associazione Noema per lo studio e la promozione della cultura musicale a Milano. E poi tante altre cose, però sono finito qua. Allora, siccome Alberto è un narratore formidabile, ogni parola che dico io è rubata a qualcosa di prezioso che sta per dire. Mi sento solo di introdurlo dicendo che leggo due parole, necessità e bellezza. Noi siamo qui a Recanati, grandissimo privilegio per noi, e queste due parole, necessità e bellezza, assomigliano in un certo senso molto a quel bello e utile di Leopardi. E questa cosa mi fa molto piacere. Niente, tutto lo spazio all'Alberto. Grazie. Grazie. Ecco, dopo avermi incaricato di una certa pressione, diciamo, dopo questa presentazione, grazie infinite per la vostra presenza. Ci tengo particolarmente a condividere con voi e a farlo qui un'anticipazione di quello che sarà Homo Faber, il grande evento culturale che vuole celebrare il talento dei maestri artigiani europei, con quest'anno un ospite d'onore che è il Giappone. Prima magari qualche parola sulla fondazione, sulla Michelangelo Foundation, quindi la fondazione che organizza, che ha ideato e che organizza appunto Homo Faber, se sono capace di sì. Allora, la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship è stata fondata a Ginevra nel 2016 da questi due signori che torreggiano alle mie spalle, che sono a destra Johan Rupert, un mecenate sudafricano, un imprenditore, patron di un grande gruppo internazionale del lusso che si chiama Richemont, e alla sua sinistra il dottor Franco Cologni, cavaliere di Gran Croce, cavaliere del lavoro, un uomo di cultura, un giornalista, uno scrittore italiano, che è stato per tanti anni presidente di Cartier. Cartier è una delle maison che fanno parte del gruppo Richemont, quindi i due signori si conoscono da decenni, e nel 2016 hanno deciso di unire le forze per costituire questa fondazione privata basata a Ginevra, che ha per scopo, che appunto come scopo, quello di promuovere, proteggere, tutelare i mestieri d'arte, di scegliere in qualche maniera le migliori prospettive attraverso le quali guardare a questo mondo straordinario, per traghettare questo saper fare, per traghettare questi gesti, queste voci, queste storie verso il futuro. Per fare questo abbiamo una serie di progetti. Noi siamo piccoli, la Michelangelo Foundation siamo 8-9 persone, e quindi i nostri fondatori desiderano che i nostri progetti siano originali. Sarebbe inutile copiare quello che altri fanno, ci sembra più interessante sviluppare un nostro punto di vista. E quindi tra i progetti che portiamo avanti ci sono delle summer school, ci sono delle summer school, quindi ogni estate finanziamo il viaggio di alcuni giovani artigiani che possono spostarsi da un paese d'Europa all'altro per lavorare con degli artigiani, con dei designer, con degli altri studenti con i quali scambiare delle idee. Pubblichiamo libri, pubblichiamo riviste. Abbiamo lanciato una app che si chiama Homo Faber Guide e vi invito a scaricarla sui vostri cellulari. La Homo Faber Guide è stata per noi una grande scommessa, perché l'abbiamo lanciata
più o meno in epoca Covid, e raccoglie più di 1300 botteghe artigiane di tutta Europa. Sono oltre 30 i paesi che abbiamo coperto con l'Homo Faber Guide. È georeferenziata, quindi ovunque voi siate potete aprirla, e vi racconta quelli che sono gli atelier, le botteghe, le collezioni, i musei dedicati alle arti applicate più vicini a voi. Forse avrete già visto Vienna 2000 volte, se vedete un'altra imperatrice Sissi vomitate, eppure a Vienna magari c'è ancora qualcosa che voi non conoscete, manifatture di porcellana, di vetro, d'argento, ovunque noi siamo, io credo, tutti ricerchiamo quello che i latini chiamavano il genius loci, lo spirito dei luoghi, che il lavoro dei maestri d'arte rappresenta e celebra in massimo grado, e la punta di diamante delle nostre attività è sicuramente Homo Faber. Homo Faber arriva alla sua seconda edizione e la facciamo ancora qui, presso la Fondazione Giorgio Cini, un luogo unico al mondo, dove ogni giorno si studia, si lavora, si immagina un futuro dove l'arte, la musica, la cultura hanno qualche cosa di rilevante da dire. Dal 10 aprile al 1 maggio gli spazi monumentali della Fondazione Giorgio Cini, che comprendono chiostri rinascimentali, chiostri barocchi, le architetture dell'Onghena, del Palladio, le visioni del XX secolo del Conte Cini, chiunque nel corso dei secoli abbia avuto qualche cosa di affermativo da dire sull'arte e la bellezza è passato dalla Fondazione Giorgio Cini, e in questa successione di luoghi magnifici noi vogliamo raccontare le nostre storie, anzi le storie dei maestri artigiani che ogni giorno creano la bellezza che tutti noi desideriamo vivere e vedere. Io credo che la Fondazione Giorgio Cini sia il posto più fotografato del mondo, nel senso che tutti i milioni di turisti che arrivano a Venezia, arrivano in Piazza San Marco, vedono la mole splendida che il Palladio ha ideato, ergersi, stagliarsi in mezzo alla laguna e fanno una foto. Quanti di questi turisti poi sappiano effettivamente che cosa succede all'interno della Fondazione Giorgio Cini? Non lo sappiamo, perché è un luogo magnifico che ha mantenuto un'aura di riserbo che lo rende ancora più speciale. Ecco, all'interno di questo luogo, Homo Faber dà vita a 15 mostre, curate da 22 tra designer, architetti e curatori di fama internazionale. Avremo 12 tesori nazionali viventi giapponesi, avremo oltre 400 opere che i nostri curatori hanno scelto tra l'Europa e il Giappone, realizzati da oltre 350 artigiani e designer provenienti da oltre 60, da oltre 30 nazioni. Ecco, inutile dirvi che organizzare un evento come Homo Faber in queste condizioni non è facile, ma permettetemi di dirvi che proprio perché tutto è così complicato, noi dobbiamo e vogliamo fare le cose ancora meglio, ancora più belle, ancora più spettacolari. Lo dobbiamo a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per creare le nuove forme del bello, dell'utile e del significativo. L'isola di San Giorgio Maggiore, vi invito a cercare la sua storia. Convento benedettino tra i più potenti della Venezia rinascimentale, è stato trasformato negli anni, a partire dagli anni 50 del XX secolo, dal Conte Cini, appunto in una fondazione dedicata al figlio Giorgio, scomparso prematuramente. Un luogo che ha determinato la costituzione stessa dell'idea di Homo Faber. Ma siccome realizzare queste 15 mostre con i relativi servizi ci sembrava un po', no, beh, l'abbiamo già fatto nel 2018, dai, che noia. Allora ci siamo detti, perché non realizzare anche una sorta di fuorisalone di Homo Faber? Per quelli di voi che conoscono il Salone del Mobile sapete che il fuorisalone è tutto quello che accade nella città di Milano al di fuori dell'istituzione fieristica. Bene, noi abbiamo voluto creare un piccolo fuorisalone di Homo Faber che abbiamo chiamato Homo Faber in città. Quindi dopo aver visto le 15 mostre dell'isola di San Giorgio Maggiore, se ancora bramate vedere artigianato di qualità, noi vi invitiamo a scoprirlo a Venezia. Questa Venezia così martoriata, attraversata da turisti spesso distratti che usano Venezia come un feticcio e che vanno dalla ferrovia a San Marco facendosi una foto sul ponte di Rialto senza neanche comprendere davvero il valore delle pietre su cui stanno camminando. Ecco, questa è una città dove ancora lavorano gli artigiani, ceramisti, vetrai, artigiani della carta, tessitori, come John Evelyn che a metà del 1700 arriva a Venezia, arriva alle mercerie e dice ma questo è il luogo più ricco, è il luogo più splendido del mondo. Questo splendore c'è ancora e noi invitiamo tutti ad andare a scoprirlo attraverso appunto le iniziative di Homo Faber in città. Sarà possibile
perdersi un po' tra le calli, tra i ponti di Venezia e andare a cercare quegli atelier dove ceramisti, tessitori e maestri artigiani raccontano la loro storia con autenticità e con grande coraggio. Musei, collezioni, insomma sarà una vera e propria scoperta di una Venezia un pochino inedita. Prendiamoci un minuto per vedere insieme cosa è stato Homo Faber nel 2018 e che cosa sarà. Costruire insieme un futuro più umano è quello che ci anima e che anima anche le istituzioni che ci hanno dato un patrocinio importante, l'UNESCO, il Presidente del Parlamento Europeo, il Ministero degli Affari Esteri, la Confederazione Elvetica, la Japan Foundation, la Fondazione Betancourt, la Fondazione Colonia, la Fondazione Cini. Non siamo gli unici a pensare che insieme si può davvero creare un futuro più umano dove la bellezza e l'arte hanno qualche cosa da dire. Lo sanno bene i nostri curatori. Nomi leggendari, nomi importantissimi, che ci hanno permesso di sviluppare delle prospettive inedite. Sarebbe stato inutile, controproducente, arrivare in un luogo come la Fondazione Giorgio Cini e presentare una mostra sui mestieri d'arte d'eccellenza con una visione monolitica, con una visione, per quanto raffinata, ma omogenea. Il mondo dell'alto artigianato è un mondo di unicità. È un mondo di varietà straordinaria e avevamo davvero bisogno di tutte queste prospettive per creare un caleidoscopio di punti di vista che noi crediamo faccia davvero la differenza. L'ospite d'onore di quest'anno è il Giappone. Homo Faber sarà ancora dedicato all'eccellenza dei mestieri d'arte europei, ma abbiamo voluto aprirci anche a dei paesi extraeuropei e la scelta è caduta sul Giappone perché? Immaginate che cos'era il Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sconfitto dalla guerra, occupato, dove l'istituzione imperiale era stata deprivata delle sue valenze simboliche. In quel momento, in cui la nazione era a pezzi, nel 1950, il Parlamento approva una legge che stabilisce che i più grandi artisti legati alle arti performative, il no, il kabuki, e i più grandi artigiani legati alle arti applicate, la ceramica bizen, la lacca urushi, la tessitura yuzen, eccetera, non erano persone qualunque, erano tesori nazionali viventi. Immaginate una persona così preziosa da essere un tesoro. In un momento in cui il paese era a pezzi, i giapponesi hanno deciso di tutelare ciò che davvero era per loro importante, la loro cultura e la loro identità. Questa idea che ci siano persone così preziose da essere dei veri tesori ci ha molto toccati ed è per questo che abbiamo voluto rendere omaggio al Giappone andando a ricercare anche noi nei nostri territori l'equivalente dei tesori nazionali viventi. E se amate la cultura giapponese, a Homo Faber potrete anche sperimentare qualche cosa di pratico. Quindi dal lunedì al giovedì sarà possibile frequentare un laboratorio di Ikebana portato avanti dai maestri della scuola Ohara di Osaka e venerdì, sabato e domenica sarà possibile assistere alla cerimonia del tè nella sala Borges che si apre sul labirinto della Fondazione Giorgio Cini. Perché? Perché noi crediamo che l'artigianato, che i mestieri d'arte, siano davvero il simbolo della sostenibilità, dove per sostenibile non vogliamo solo dire environmentally friendly, perché un mondo senza sogni è sostenibile.
Un mondo dove l'unicità e la differenza non sono valorizzate è sostenibile? Un mondo dove chi ha talento non può far sentire la propria voce è sostenibile? Noi crediamo di no. E noi crediamo che il craft oggi, la trasformazione creativa della materia, possa fornire a tante persone di talento la capacità di sfidare questa tendenza all'omologazione per affermare invece una voce speciale. Tutti noi ogni giorno possiamo scegliere. Che cosa vogliamo per noi e intorno a noi? Oggetti oscuri di cui non sappiamo niente? Oggetti creati grazie a storie dell'orrore, di cui ignoriamo qualunque cosa, se non che andranno a finire in una discarica? O oggetti che nascono già ricchi di storia, di valore e carichi di significato dagli atelier dei maestri artigiani? La scelta è nostra e Homo Faber vuole rappresentare le scelte che le giovani generazioni dovranno necessariamente fare. Io ho 47 anni, per le persone della mia generazione il futuro era una promessa. Per i giovani, per chi ha oggi 20 anni, il futuro è una sfida, se non addirittura una minaccia. Ma proprio questa loro consapevolezza della fragilità del nostro mondo li induce ad avere più attenzione verso il mondo dei mestieri d'arte. E Homo Faber sarà anche il luogo di celebrazione dei giovani artigiani che stanno investendo su una carriera coraggiosa legata proprio all'affermazione della cultura del fare. Perché in fondo questo siamo, umani. Umani. Vi siete mai soffermati a pensare a quante parole sono legate al gesto di usare le mani per conoscere? Si va a scuola per apprendere. Si legge qualche cosa per comprendere. Vi chiedo di afferrare un concetto. Questo noi sappiamo fare, trasformare creativamente la materia. E questo il craft ogni giorno ci invita a fare e a sviluppare. E Homo Faber vuole raccontare tutto questo attraverso queste 15 mostre, questo caleidoscopio di punti di vista che vogliono mettere in luce, porre di nuovo sotto i riflettori il grande talento umano nel creare le forme contemporanee della bellezza. Voi non vedrete un solo oggetto identico a quelli che c'erano già nel 2018. Sono tutti oggetti nuovi scelti apposta per noi. Voi non vedrete un solo allestimento uguale, è tutto nuovo. Eppure quell'aria di famiglia, di andare a ricercare la cura in ogni cosa, lo troverete ancora, grazie a chi ci ha aiutato a svilupparlo. E quando si dice mettere in luce, è una metafora fino a un certo punto, perché è proprio grazie all'abilità dei Guzzini, allo spirito artigianale che ancora anima questa azienda pur così tecnologica, che gli oggetti di questi maestri, i loro gesti, nel momento in cui saranno presenti a lavorare, saranno valorizzati al massimo. Mettere in luce la bellezza significa educare le persone a comprenderne il vero valore. Molto velocemente, nella biblioteca dell'Onghena, posta al primo piano, un meraviglioso scrigno barocco, l'architetto Alessandro Pedrona ha ideato un allestimento per mettere in valore i virtuosi della porcellana. Così si chiama la mostra, curata da David Cameau, l'ex direttore del Musée des Arts Déco di Parigi, e da Frédéric Baudet, che hanno scelto artigiani e manifatture europei e giapponesi che oggi si esprimono attraverso la porcellana. Avremo delle anteprime mondiali, due mobili meravigliosi dei fratelli Campana, realizzati per Bernardot, che hanno scelto noi e non sono del mobile. Scusate, un po' di orgoglio che nasce da questo, e una meravigliosa scultura di Scalabre realizzata da Sèvres con 3.000 vasi di porcellana. Un viaggio, le opere di Aoki, questo artista giapponese, immaginate di fare così e il vostro soffio diventa porcellana. No, c'è da perdere la testa. E l'allestimento di Alessandro Pedron dà valore a questo racconto e naturalmente le luci dei Guzzini fanno emergere queste trasparenze meravigliose. La sala Barbantini invece si chiamerà Il motivo dei mestieri. Il motivo è il motivo ornamentale che trovate sul sagrato della Basilica di San Giorgio Maggiore, che il curatore Sebastian Heakne ha trasformato in un pattern. Questo pattern riveste tutta la sala come in una specie di illusione ottica alla Escher. Le pareti saranno rivestite da un broccato di rubelli tessuto appositamente per noi e 18 artigiani europei sono stati chiamati a interpretare questo motivo, ognuno con le sue tecniche, perché molto spesso gli artigiani hanno poco lavoro, perché quello che fanno non è conosciuto e designer, decoratori di interni, a volte per una certa pigrizia o per una certa consuetudine, non vanno alla ricerca di quello che gli artigiani possono fare per loro. Sebastian è andato alla ricerca di tecniche straordinarie. Vedrete l'intarsio della paglia, vedrete questo artigiano belga che lavora il legno come se fosse un pizzo di Burano, insomma.
vedrete delle cose meravigliose e capirete che dal dialogo tra creatività e saper fare nasce qualcosa di straordinario. Qualcosa di straordinario nasce anche nel momento in cui il nostro grande patrimonio culturale diventa una fonte di ispirazione vera e il giovane duo di creativi, Zanellato e Bortotto, guardando i pavimenti in marmo della Basilica di San Marco, si sono resi conto che un vero designer non deve procedere per affastellamento ma per sintesi e hanno quindi sintetizzato le suggestioni del pavimento in mosaico per creare dei pannelli decorativi realizzati da De Castelli, questa Metal Project Factory di straordinario livello veneta, che ha quindi preso qualcosa che tutti, che centinaia di migliaia di persone vedono, ma che l'occhio del creativo e la mano dell'artigiano è capace di trasformare in qualche cosa di straordinario. Ma vi dicevo che il Giappone è l'ospite d'onore. E allora scendiamo nel Cenacolo Palladiano, qui dove il Palladio ha lavorato insieme al Veronese, e non so voi, ma a me viene sempre freddo quando penso a queste collaborazioni, il Palladio che lavora col Veronese, e noi arriviamo lì a dire che cosa. E noi abbiamo invitato Naoto Fukasawa a dire qualche cosa e a raccontare gli oggetti di 12 tesori nazionali viventi. Ci sono 12 categorie artigianali, per ogni categoria abbiamo scelto un tesoro nazionale vivente e per ogni tesoro nazionale vivente abbiamo scelto alcuni oggetti. Quindi sono oggetti a volte molto semplici, ma dietro questa semplicità c'è un'energia e c'è una purezza straordinarie. La loro semplicità ricorda la semplicità della parola poetica, intensa. L'arpa che voi vedete è un'arpa laccata Urushi che sarà suonata ogni giorno dagli studenti di arpa del Conservatorio di Venezia Benedetto Marcello, a cui abbiamo dato delle borse di studio. Ecco, abbiamo chiesto magari degli studenti un po' vicini al diploma, perché se arriva quella del primo anno che fa le scale e gli arpeggi tutto il giorno, ci si crepano gli oggetti e le nozze di Cana rovinano a terra. Però, insomma, immaginate l'acustica meravigliosa voluta dal Palladio, sarà un luogo veramente meraviglioso. Questo stesso luogo, oltre a queste isole luminose che Iguzzini ha creato sulla struttura voluta da Naoto Fukasawa, che è un vero e proprio giardino zen, sarà anche arricchito da una nuova illuminazione che Iguzzini sta realizzando anche grazie al contributo di Van Cleef & Arpels per le celebri nozze di Cana del Veronese. Quindi anche grazie a Homo Faber, un altro pezzo del patrimonio culturale italiano prende davvero nuova luce grazie alla maestria dei Guzzini e alla generosità di chi ci crede. Le botteghe di questi 12 tesori nazionali viventi sono state fotografate da Rinko Kawauchi, una fotografa giapponese celebre in Europa, ha fatto molte mostre alla Fondazione Cartier, è stata ammessa in queste botteghe. Avere la possibilità di entrare nella bottega di un tesoro nazionale vivente è più difficile che essere ricevuti dal Papa. Rinko, con il suo sguardo poetico, è riuscita a raccogliere i gesti e i volti di questi artigiani e il chiostro dei cipressi verrà trasformato nella galleria fotografica più bella del mondo. Nell'ambulacro del Cenacolo avremo artigiani britannici e artigiani francesi al lavoro, sì, perché avremo anche tanti artigiani che verranno a lavorare per noi. In questo caso gli artigiani francesi scelti dall'Institut National des Métiers d'Art e gli artigiani inglesi scelti dal Queen Elizabeth Scholarship Trust. E gli artigiani italiani, ce ne saranno molti, ma c'è anche una sala interamente dedicata a loro. Una sala che si chiama Italia e Giappone, le relazioni meravigliose. Non le relazioni pericolose come quelle di Glenn Close, ma le relazioni meravigliose, perché sono tanti gli scambi culturali tra i nostri due paesi. La Fondazione Colonia dei Mestieri d'Arte ha scelto 18 artigiani italiani, andando a selezionare opere ispirate dalla cultura giapponese. Quindi ancora una volta, in un allestimento di Alessandro Pedron, vedremo i vasi di lino tagliapietra ispirati alla natura del Monte Fuji. Vedremo le opere di Lorenzo Foglia ispirate al fondo del mare giapponese. Vedremo la compagnia Carlo Colle Figli, la compagnia di teatro di figura più antica d'Europa, che mette in scena La sposa del sole, una fiaba giapponese dove tutti i kimono delle marionette sono realizzate con dei tessuti giapponesi acquistati a Milano durante l'Expo del 1906. Un viaggio all'interno di questo dialogo molto bello e molto fitto. Ma noi siamo una fondazione svizzera e quindi ci sono anche i tesori viventi svizzeri, quelli della Valle di Sainte-Croix, dove ci sono gli artigiani famosi per la realizzazione degli automi. A me l'automa mette sempre un po' inquietudine. Allora abbiamo chiesto alle CAL, la famosa scuola di design di Losanna, di creare un'unione un po' nuova. Quindi i giovani studenti delle CAL hanno lavorato con gli artigiani di Sainte-Croix per creare 5 nuovi automi. Quando vi dico automi, attenzione, non c'è niente di elettronico, è tutta meccanica fine, come guidare una Ferrari. E quindi il pubblico avrà la possibilità di scoprire che cosa nasce da questo dialogo tra una creatività giovane e una maestria antica. Apriremo
alcuni spazi che sono rimasti chiusi per decenni, tra cui la Sala Messina, che Michele De Lucchi ha trasformato in una celebrazione della carta e della calligrafia. Qui vedrete per esempio gli artigiani di Mont Blanc, che vi faranno vedere come si creano i pennini. Qui ci sarà un laboratorio partecipativo di origami, quindi tutti voi potete creare il vostro origami, che sarà sospeso a una grande scultura strutturale. Qui vedrete oggetti realizzati in carta da artigiani europei e giapponesi, che vi farà veramente sognare. La carta, questo materiale così gracile, diventa anche però un materiale resiliente, che racconta storie di grandissima abilità. Dagli abiti di Isabelle de Borchegrave, ispirata a Mariano Fortuni, alle foto di Susanna Pozzoli, che ritraggono le operazioni che qui non possiamo farvi vedere. Abbiamo collaborato con Venini, la celebre Maison di Murano, per realizzare ben 10 nuovi vasi, realizzati da 10 flower designer, coloro che creano i bouquet più spettacolari del mondo, che hanno milioni di follower su Instagram. Bene, queste superstar hanno realizzato 10 vasi nuovi, che vedrete per la prima volta in questa sala, trasformata da Sylvain Rocat, scenografo francese, in una immersione all'interno del mondo della fornace e della natura. La pièce de résistance, come si dice, è la sala degli arazzi, che Stefano Boeri e Jean Blanchard hanno ribattezzato Next of Europe. Qui avremo sempre 6 artigiani al lavoro, e qui in questa splendida Wunderkammer, immaginata da Stefano Boeri e dal suo team, avremo più di 150 oggetti realizzati da artigiani che stanno già trasmettendo il loro saper fare. Quindi, se tu sei un bravo artigiano, ma non insegni, non trasmetti, non hai un apprendista, non hai un tirocinante, ci dispiace, questa sala non è per te. Ed è un peccato, perché qui avremo degli oggetti da perdere la testa. Oggetti funzionali, oggetti decorativi, oggetti ispirati a una visione artistica, ma dove la mano dell'uomo è sempre profondamente presente. EMU, l'azienda di Assisi di arredamento per gli esterni, arrederà anche quest'anno il nostro giardino, dove sarà possibile prendere un caffè, e proprio di fronte avremo una mostra interattiva. Nel padiglione delle Capriate, Tapiwa Mazinde mette in scena una vera e propria sala da tè, dove però tutto sarà utilizzabile. Tapiwa ha scelto oggetti da artigiani di tutto il mondo, e il pubblico potrà sedersi, toccare, giocare a biliardo su questo tavolo da biliardo realizzato da questi artigiani tedeschi, sfogliare una rivista, ordinare una tazza di tè, e sarà un tè molto speciale, un tè Homo Faber, realizzato per noi dalla celebre Maison parigina Mariage Frères. Perché il lavoro degli artigiani va ammirato, certo, ma va anche toccato, visto, sperimentato. E questa è una grande sfida per tutti noi, ma abbiamo deciso di provarci, e Tapiwa è stata bravissima. Nella ex piscina della Fondazione Giorgio Cini abbiamo niente meno che Robert Wilson, il grande artista statunitense, che racconta il suo omaggio al Giappone e racconta la sua Madama Butterfly, ancora una volta un omaggio al Giappone. Madama Butterfly è un'opera incentrata sull'attesa e sul desiderio. E qui il pubblico potrà proprio entrare quasi nel set per scoprire la maestria legata ai mestieri dell'opera. Apriremo un altro spazio che è chiuso da decenni, una vecchia scuola di arti e mestieri che la Fondazione Giorgio Cini ha finito di ripristinare, e che Judith Clark ha dedicato alle genealogie dell'ornamento. Qui avremo gli artigiani al lavoro di 15 maison molto famose: Alaïa, Langhesene, Aquaflor, Buccellati, Cartier, Ciso, Dolce Gabbana, Hermès, Jaeger LeCoultre, Le Marié, Piaget, Serapian, Vacheron Constantin con il Museo del Louvre, Van Cleef & Arpels, Yoox Net-a-Porter, artigiani al lavoro, ma non, voi non vedrete loghi, voi non vedrete, diciamo, derive commerciali, voi vedrete un grande atelier delle meraviglie, dove le tecniche di altissimo artigianato impiegate da queste maison sono narrate attraverso la storia dell'ornamentazione. E questa mostra vi aiuterà a scoprire le linee genealogiche che legano l'arte, la cultura e la bellezza. Officine Panerai porta il suo yacht Aileen, uno yacht del 36 completamente restaurato dal cantiere italiano del Carlo di Viareggio. Sarà possibile quindi visitarlo e capire il lavoro dei maestri d'ascia che ridanno vita a queste meraviglie del mare. Nella sala del soffitto potremo ricevere i nostri ospiti grazie alla collaborazione con Visionaire, che creerà una sorta di lounge molto speciale. Ma molto speciali sono i protagonisti di Homo Faber: giovani, affermati,
persone che usano il craft per raccontare delle storie profonde, delle storie vere, persone che magari non sono europee ma sono arrivate in Europa e qui hanno potuto esprimere il meglio di sé, perché è questo che il craft ci spinge a fare, chiedere ogni giorno la possibilità di dare il meglio che possiamo. Tutto questo è reso possibile anche grazie alle partnership che abbiamo sviluppato, la più importante delle quali viene proprio da qui, perché i Guzzini sin dal 2018 ci hanno creduto e hanno creduto che vale la pena investire tecnologia, ricerca, tempo per dare luce al lavoro di chi ogni giorno celebra la liturgia del bello e del ben fatto. Noi crediamo che questa sia la vera contemporaneità, andare a dare valore a chi il valore lo crea davvero. Marsilio Arte è il nostro general contractor, l'architetto Pedron con APML è il nostro grande timoniere che ci guida verso la realizzazione di Homo Faber. E Venezia ci ha accolto con grande interesse, noi abbiamo cercato di restituire qualcosa a Venezia andando ad aiutare delle iniziative che potessero mettere in valore degli angoli nascosti di Venezia, come Palazzo Grimani. Homo Faber è un evento molto muscolare, ci ho messo un'ora a raccontarvelo, figuratevi a visitarlo, e quindi sarà possibile bere un Bellini, mangiare in giardino con i piatti freschi di Genuino, avremo un piccolo chiosco di Cipriani, alla Compagnia della Vela abbiamo invitato Alma, la Scuola Internazionale di Cucina, per farvi scoprire l'artigianato dei mestieri del palato legato all'Italia. E tutto questo sarà raccontato dagli Young Ambassador, è un progetto molto importante per noi, perché oggi la cosa che fa la differenza è costituire una comunità, e noi abbiamo creato una comunità di giovani creatori della bellezza del futuro, 100 ragazze e ragazzi che vengono da tutta Europa, diplomati delle migliori scuole europee di arti e mestieri, che vengono a Venezia pagati da noi, formati da noi, e che in tutte le sale racconteranno gli oggetti, le storie, i gesti, avranno la possibilità di incontrare i maestri e i curatori. Questo significa investire sul futuro, creare una generazione consapevole del valore della bellezza. Abbiamo deciso di valorizzare anche chi ha usato e decide di usare il craft per riprendere in mano le redini della sua vita. I ragazzi e le ragazze di San Patrignano, la Fabrique Nomade, Makers Unite, artigiani che abbiamo scelto per il loro grande valore e per l'impegno che profondono ogni giorno. Tutto questo è Homo Faber e voi giustamente potrete dirci perché. Perché una fondazione svizzera dovrebbe impegnare tempo, risorse per questo? Sì, è bello, tutto è bello, ma se noi non passiamo dal bello al significativo, non andiamo da nessuna parte. Scrive il filosofo François Cheng che in questi tempi di catastrofi naturali o ecologiche, parlare di bellezza può sembrare incongruo, sconveniente, uno scandalo, ma proprio per questo, dice il filosofo, ci rendiamo conto di come sia importante capire che cosa c'è all'opposto della bellezza. Non c'è il brutto, c'è il male. Da un lato la bellezza e dall'altro il male. E noi da che parte stiamo? Pensate che sia sempre semplice riconoscere le nuove forme della bellezza. Nel cameo che porta Simonetta Vespucci, e che esiste davvero, fa parte della collezione Medicea, voi vedete lo scorticamento di Marsia. Marsia perse una sfida contro Apollo e fu condannato a essere, no, scorticato. Che brutta fine. Però Marsia che cosa rappresentava? L'ignoranza, la furia che sfidano l'arte e la bellezza. E contro questa prepotenza noi dobbiamo cercare di acutizzare una vista diversa, che ci permetta di vedere dietro il valore del lavoro dei maestri artigiani il desiderio di un mondo più umano e di un modo diverso di vivere. Simone Weil, la grande filosofa francese, venne due volte in Italia, venne anche qui, in queste zone, tra l'Umbria e le Marche, perché voleva vedere i luoghi di San Francesco. E proprio camminando in questi boschi, lei ripensava a certi fioretti, no? A quando San Francesco scriveva: «Ah, questa sera abbiamo fatto una bella cena su questa pietra nella foresta». E Simone Weil dice: bella. Immaginate cosa poteva essere quella cena. Di notte, al freddo, nel bosco, su una pietra gelata, mangiando gli scarti che qualcun altro aveva dato come elemosina. Bella? Come può essere bello qualcosa che per noi è squallido?
Dobbiamo forse cambiare il nostro modo di immaginare il valore di ciò che è bello? Io invito sempre i miei studenti a riflettere sul Cristo vittorioso di San Sepolcro di Piero della Francesca. Qualcosa di incredibile succede, ok? Cristo è vestito del manto rosso, vittorioso, pone il piede su un sarcofago romano, come dire, arriva una legge nuova che sconvolge quella vecchia. Qualcosa di incredibile sta succedendo anche adesso intorno a noi. Ma noi cosa facciamo? Noi siamo come questi soldati qui. Questo guarda, sì, ma gli occhi chiusi non vede niente. Questi dormono, chissà cosa stanno pensando. Questo addirittura si copre gli occhi. Qualcosa di incredibile accade, noi non ce ne accorgiamo. Perché? Perché degli artigiani, anche noi che non siamo artigiani, noi degli artigiani, dagli artigiani, dobbiamo imparare questo, togliere. Togliere ciò che non serve, valorizzare ciò che è indispensabile, ciò che è necessario. Togliere come fa uno scultore per rivelare ciò che è davvero indispensabile con la potenza di una parola, perché è questa la bellezza, ce lo racconta il Bernini, è una freccia d'oro puntata contro il cuore di Santa Teresa che ti tocca e ti trafigge, perché se niente ti tocca, niente ti cambia, la bellezza ti ferisce, rivela le ferite del mondo perché possa uscire quella vera anima che ci rende consapevoli del valore di tutto questo. Oggi quello che manca non è l'informazione. Viviamo nella società dell'informazione, quello che manca è il punto di vista. Oggi viviamo qui, nell'ascesa al Monte Calvario di Bruegel. Dov'è Gesù Cristo che sta scendendo al Monte Calvario? Ci sono più di 140 figure in questo dipinto. Cristo è dove vedete la croce in mezzo. Ma anche dopo che avete visto la croce, voi lo vedete? No. Oggi noi viviamo qui. Tutto quello che voi vedete in questo quadro è importante. La Vergine Maria che piange, San Giovanni che la consola, le guardie del Sommo Sacerdote, e il mulino, è tutto importante, ma c'è una cosa che è fondamentale. Abbiamo ancora l'acutezza per andare a ricercare tra l'indispensabile e il superfluo ciò che è fondamentale? Plotino ci dice che la ricerca della bellezza richiede di cambiare prospettiva e ridestare quella vista che tutti hanno, ma che pochi usano. La vista che forse ha il più giovane dei tre filosofi dipinti dal Giorgione, il più anziano che rappresenta la scienza, quello in mezzo che rappresenta la saggezza, e il più giovane? Il più giovane guarda verso questa caverna oscura che occupa quasi un terzo del dipinto del Giorgione, ma è spaventato, è angosciato, si copre gli occhi? No, perché sa di possedere gli strumenti per dare una forma significativa a qualunque cosa il futuro abbia in serbo per noi. Abbiamo ancora questa serenità, abbiamo ancora questa consapevolezza, abbiamo ancora questa vista per riconoscere, oltre a ciò che ci colpisce, ciò che ci tocca e ci cambia. Se voi andate a Roma e andate a visitare la Villa Farnesina, dove c'è la meravigliosa Galatea di Raffaello, vedrete il soffitto dipinto dal Peruzzi. E vedrete le raffigurazioni delle costellazioni, dei segni zodiacali, delle storie mitologiche. Dice, che bello, fate un selfie. Poi guardate bene e dite, ma sto Peruzzi... Perché se conoscete un pochino di astrologia, magari quando eravate ragazzi, così leggevate gli oroscopi, sapete che ogni segno zodiacale ha un suo pianeta di riferimento. Il pianeta di riferimento del Leone è il Sole, il pianeta di riferimento dell'Acquario è Urano, il pianeta di riferimento del Toro è Venere, eccetera, eccetera. Se voi guardate le lunette del Peruzzi, vedete che ha fatto casino, perché il Sole l'ha messo vicino al Sagittario, la Luna l'ha messa vicino ai Pesci. Quindi dite, vabbè, sto Peruzzi, ha fatto una bella decorazione, ma insomma, poteva anche informarsi, adesso non è che mancasse, quindi un po' supponenti, diciamo, sì, il Peruzzi, vabbè, però. Sole in Sagittario, Luna in Pesci, Venere in Gemelli, 1° dicembre, 1400, eccetera. Giorno di nascita di Agostino Chigi, committente di quest'opera. Peruzzi non ha raccontato le costellazioni qualunque. Peruzzi ha creato la posizione degli astri e dei pianeti nel giorno di nascita del suo committente.
non è un cialtrone, era estremamente competente. Cialtroni siamo noi, quando pensiamo di poter giudicare qualche cosa senza averne la profondità, senza averne l'attenzione, senza avere quella che gli artigiani chiamano competenza. L'Annunciazione che voi vedete qui, un'Annunciazione ferrarese del Cossa, molto famosa, come tutte le Annunciazioni ha l'Arcangelo, la Vergine Maria, il Padre Eterno, la luce che entra dall'alto a sinistra, e poi il Del Cossa mette una lumaca. Allora voi potete arrivare a vedere questo quadro e dite, il Del Cossa, mi piace più Cosmetura, la lumaca. Ma perché c'è una lumaca? Ha perso una scommessa? Ha perso la zecchinetta? La lumaca è un animale biblico. E Gesù disse, prendete le lumache. Ma no. Allora, in questo quadro tutto proietta un'ombra. La luce entra dall'alto a sinistra. L'angelo proietta un'ombra, le colonne, la Beata Vergine. La lumaca no. Perché? Perché nel momento in cui, secondo il Vangelo di San Luca, la Beata Vergine Maria accoglie la parola dell'angelo, ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum, e accoglie nel suo grembo Cristo, Cristo è la luce del mondo. Ed ecco che allora, qui ci sono due fonti di luce, quella naturale e quella divina. La lumaca è lì per ricordarvi di guardare anche quello che non si vede, ma che dà senso a tutto il resto. Noi crediamo che ogni giorno sia necessario trovare il coraggio di scegliere magari fuori dall'omologazione, fuori dal coro, come i maestri artigiani ci invitano a fare, come, no, la fiaba che tante volte avrete sentito e raccontato ai vostri figli della Bella e la Bestia ci invita a fare. Come inizia la Bella e la Bestia? Un ricco mercante perde tutti i suoi averi in un naufragio e getta la sua famiglia nella miseria, finché gli dicono, guarda, no, una nave è scampata, vai al porto a vedere cos'è rimasto. Il mercante parte e chiede alle tre figlie che cosa volete come regalo. La più grande chiede un bel vestito, quella in mezzo dice io vorrei un gioiello. La più piccola, Belle, dice io vorrei una rosa. Una rosa in pieno inverno. Una rosa, qualcosa di inutile. Una rosa, un desiderio autentico che cambia la vita di tutti. Per noi è importante sottolineare il coraggio che ci vuole a chiedere la bellezza ogni giorno, perché altrimenti corriamo il rischio di ritrovarci con un bel vestito, con un bel gioiello, quando in realtà tutto quello che volevamo era una rosa. E questo nostro desiderio ci spinge in qualche maniera a ricercare, no, ogni giorno le forme del bello che ci fanno rinascere. Quando io chiedo ai miei studenti, nella primavera di Botticelli, chi è la primavera? Questa, quella? Ma no! La primavera è lo spirito che attraversa tutto il quadro, è Zefiro che tocca Cloris, che si trasforma in flora, perché quando veniamo toccati dall'amore e dalla bellezza, fioriamo e diventiamo, no, ciò che di meglio siamo portati a essere. Perché in latino, che è alla base della nostra lingua, la parola primavera e la parola verità hanno la stessa radice, ver. Noi riusciamo a fiorire solo quando riusciamo ad affermarci con verità. Siamo ancora sicuri che sia semplice questo percorso? Perché oggi, vedete, nutrirsi di bellezza, nutrirsi di verità, nutrirsi di autenticità è più difficile di quello che sembra. Nei nostri paesi nessuno muore più di fame, ma c'è un'altra carestia che ci tocca, quella di bellezza. Se noi non nutriamo il nostro corpo moriamo. E il nostro cuore? Come lo nutriamo? Con un chewing gum? Con dei surrogati? Oggi la carestia di bellezza ci impone di trovare i nuovi nutrimenti, quelli di cui parlava André Gide nei suoi Nutrimenti terrestri. Oggi la necessità della bellezza ci fa capire come l'esempio degli artigiani sia fondamentale, ovvero ogni giorno impegnarsi per fare una scelta consapevole. Per parlare della passione di Cristo, San Bernardo diceva Donum sine prezio, grazia sine merito, caritas sine modo, un dono che non ha prezzo, una grazia che va al di là del merito, un amore senza fine. È ancora valida questa distinzione nella società, tra virgolette, dell'incentivo, dove io ti voglio bene solo se ne vale la pena, se te lo meriti, fino a un certo punto. Vedete, nel libro di Giobbe si racconta che Giobbe era un uomo ricco, fortunato, come era felice, figli, mogli, capre, amici.
E un giorno un angelo va in giro per la terra, vede tutta sto abbondanza e dice: la Madonna. Allora va da Dio e gli dice: beh, certo che Giobbe ti vuole bene, guarda com'è ricco, ma stendi la tua mano, tocca quello che ha e vediamo se ti benedirà ancora. Dio accetta la scommessa, toglie a Giobbe tutto, tutto. Vi ricordate chi era l'angelo che fa la scommessa con Dio? Non era un angelo qualunque, era Satana. E io trovo interessante, tutto sommato, che questa introduzione della sfiducia nella storia venga proprio da Satana, che è il diavolo, no? E che etimologicamente è colui che divide. Oggi, se un altro angelo si alzasse in volo e venisse a vedere tutti noi, troverebbe ancora qualcuno che è in grado di essere generoso solo per amore della bellezza e della generosità, appunto? O abbiamo un padrone dentro che ci paga e ci fa fare tutto quello che vogliamo? Voi avete la fortuna di vivere in un luogo meraviglioso. Siamo cresciuti in Italia, la bellezza è intorno a noi e noi crediamo che la bellezza durerà per sempre, ma non è vero. La bellezza è fragile, non ha bisogno di supereroi, ha bisogno di noi e ha bisogno delle scelte consapevoli che ognuno di noi è chiamato a fare ogni giorno. Quando si parla di bellezza tutti vi diranno: ah, Dostoevskij diceva la bellezza salverà il mondo. Non è vero. Nel suo libro L'Idiota, Dostoevskij non ha mai scritto questo. Nell'Idiota questa è una domanda. Ma ci dica, principe, è vero che lei una volta ha scritto che la bellezza salverà il mondo? Punto di domanda. E a seconda della risposta che noi daremo, saremo in grado davvero di sentirla la necessità della bellezza oppure no? Saremo in grado di capire se è la bellezza che salverà il mondo o se è il mondo che deve salvare la bellezza, oppure se è già troppo tardi e non possiamo fare altro che arrenderci alla profezia che William Shakespeare aveva già scritto nel suo Macbeth. Vi ricordate la storia di Macbeth? Un uomo che vuole farsi re di Scozia e per diventare re di Scozia uccide, tradisce, distrugge il suo mondo e poi se stesso. Nel primo atto del Macbeth, Macbeth e Banquo, il suo amico, stanno vagando per la brughiera e a un certo punto vedono tre streghe, tre creature infernali che stanno facendo dei malefici. Si avvicinano perché vogliono sentire quello che le streghe dicono. E le streghe stanno dicendo: fair is foul and foul is fair. Quello che è bello è brutto, quello che è brutto è bello. Ecco, questa è la profezia che dobbiamo fermare. Che ciò che è bello, ciò che è giusto, utile, meritevole, unico, è brutto perché non è popolare, perché costa caro, perché non interessa a nessuno, perché la gente è stupida, è ignorante. E ciò che è brutto perché nasce da una storia dell'orrore, senza storia, senza desiderio, è bello perché è popolare, perché è omologo, perché non ti fa pensare, perché va bene così. Vogliamo dargliela vinta? O vogliamo invece pensare che l'homo faber, l'uomo in grado di plasmare il suo destino, abbia ancora qualcosa da dire? Sicut lilium inter spinas, ita amica mea inter filias, et sicut malum inter lignea silvarum, ita dilectus meus inter filios, dice il Cantico dei Cantici. Come il giglio fra i rovi è la mia amata fra le fanciulle, e come l'albero di mele in mezzo alla foresta è il mio amato fra i fanciulli. Ci sono moltissimi alberi nella foresta, ma poi c'è l'albero di mele e sotto i suoi fiori profumati io voglio andare a sedermi. Ci sono molte spine, molti cardi, molte erbacce intorno a noi, ma poi c'è il giglio. Ciò che è straordinario ci farà sempre innamorare, ci cambierà. E l'amore e la verità sono le uniche forze che ci renderanno sempre liberi, liberi di essere l'homo faber, l'essere in grado di plasmare con il suo talento il proprio destino. Grazie. Wow. Fatto manca di sapere.
troppo poco. Allora, per il momento, se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, questo è il momento. Parto dalla sua chiusura. Lei ha detto che quello che ci fa, che è straordinario, ci fa innamorare, e va bene, però molto spesso quello che è straordinario ci spaventa anche. E allora come facciamo? Questa ha toccato un punto molto importante. Se in generale, se voi fate vedere, no, una foto della Mona Lisa e una foto della ragazza ritratta dal ghirlandaio che è alla Fondazione Gulbenkian e chiedete qual è più bella, tutti danno alla Mona Lisa. Ma spesso la risposta è legata a una certa familiarità. Ciò che ci è familiare ci rassicura e quindi lo sentiamo più vicino. Al contempo, siamo perfettamente d'accordo che è completamente inutile creare una classifica di bellezza tra la Mona Lisa e la ragazza del ghirlandaio. Al contempo però questo spavento che ci prende di fronte al nuovo è anche però ciò che ci permette di cambiare e di evolvere e di andare verso le nuove forme della bellezza. Io dico sempre ai miei studenti del Politecnico, se noi pensiamo che tutto quello che c'è di bello è già stato fatto, cosa siamo qui a fare? A cosa serve il design? A cosa serve l'architettura? A cosa serve l'arte? Noi abbiamo la fortuna di vivere circondati da una bellezza meravigliosa che ci dovrebbe educare, ci dovrebbe spingere a immaginare oggi le forme del bello del contemporaneo. Per questo Homo Faber non è una esposizione museale, non troverete niente che abbia più di un anno e mezzo, perché per noi è importante far vedere come anche il nuovo possa essere sorprendente e quindi bello. André Breton diceva solo il meraviglioso è bello. Questa idea della meraviglia, no, è quello che ci affascina. Rita Levi-Montalcini diceva tutti credono che l'anima del mondo sia l'amore, ma non è vero, è la curiosità. Noi ci innamoriamo perché siamo curiosi, no? Adesso so, i vostri figli che sono sempre lì con gli smartphone, conoscono un ragazzo, una ragazza, subito vanno a vedere i profili social, li stalkerizzano. La curiosità ci muove a sapere, ci muove a scoprire. Certo che può essere anche spaventoso, ma proprio per questo ho voluto dedicare un pochino di spazio al tema della competenza e alla possibilità di possedere gli strumenti anche per immaginare quello che forse non conosciamo. La competenza non è semplicemente un freddo tecnicismo, ma è una comprensione profonda delle possibilità che possiamo avere di fronte. Io sono d'accordo, io poi sono un fifone, sono d'accordo con lei che il nuovo può spaventare. Al contempo però, insisto a dire, siamo italiani e come dice Bonaggiunta Orbicciani a Dante, il dolce stil siamo noi. L'esempio degli artigiani è anche che appunto investendo sulla competenza si possa in qualche maniera cercare quantomeno di disporre di quegli strumenti per andare incontro allo straordinario, quantomeno con la consapevolezza di non essere completamente disarmati. Sì, una cosa interessante che viene fuori anche da questa domanda è che la bellezza uno la pensa come qualcosa che ti colpisca, no? Qualcosa che ti... In realtà può essere anche qualcosa di molto cerebrale, fatta anche molto di silenzio, di conoscenza, è un approdo finale a quella sensazione di stupore che magari non è così... Per noi è fondamentale, cioè Homo Faber è il passaggio dal bello al significativo, perché, ma lo sapete anche voi, no? Cioè i Guzzini, voi qui mettete in luce aspetti che altrimenti magari resterebbero celati. Un vaso è un vaso, può essere un vaso dozzinale, realizzato chissà come, oppure un'opera stupenda di Tamsin Van Essen. Il significato crea profondità e crea valore. E il significato te lo racconta solo un essere umano partendo da sé, dal suo lavoro e dalla sua storia. È lavoro, è vita, è valore e secondo noi fa la differenza in un mondo pieno di cose gradevoli, però ecco, la bellezza è un'altra cosa rispetto alla gradevolezza. È significativa. Se io mi siedo di fronte a un tramonto col mio cane, vediamo tutti e due la stessa cosa, ma per me quello che vedo ha un senso, per lui no.
e viceversa. Allora, io ho una domanda che riguarda la concezione di bellezza di cui stiamo parlando, no? Perché abbiamo parlato di questa bellezza che riprende un po' la linea greca, Kaloskaia Agathos, no? Quindi questa bellezza che è anche bontà, che è anche interiorità, che riesce a toccare il nostro cuore, a renderci sensibili anche, no? Ma non si vede questa bellezza un pochettino come superata per certi versi? Cioè, mentre un canone che noi possiamo trovare perfettamente all'interno della bellezza antica, all'interno della purezza di certe figure, attualmente spesso la bellezza viene in qualche modo intaccata dall'utile, dall'idea capitalistica della necessità, che forse ce la rende anche meno commovente, oppure anche dalla stessa concezione che è più un sublime di una bellezza, un qualcosa che si sciocca e ci sciocca, ma che perde quelle linee pulite, belle, interessanti, profonde, che invece, ad esempio nel mio caso, io trovo più commoventi. Ecco, questo è un dubbio, perché quando parliamo di artigianato si parla sempre di dover coniugare, no? Un bello che potrebbe essere commovente, ma che non deve essere fine a se stesso, che deve trovare un'applicazione, che deve essere necessariamente utile, no? Quindi riguardo questa discussione, lei come si schiera? Esattamente questo è il tema, cioè i maestri artigiani creano ogni giorno le nuove forme della bellezza, che spesso hanno anche una loro utilità e che arricchisce la nostra vita di tutti i giorni. Io credo che tutti noi abbiamo oggetti che noi non chiamiamo cose, ma beni. E già nella lingua italiana un bene è qualcosa che fa bene, a cui vogliamo bene. Il lavoro dei maestri d'arte è proprio questo, andare a mantenere una funzionalità a volte sorprendente, pur però esprimendo nel linguaggio del contemporaneo una bellezza che passa dall'originalità, dall'autenticità. Vede, il concetto di bellezza legato al mondo dei maestri artigiani, secondo me, mi assumo anche l'insignificanza di quello che sto dicendo. Quando io ero ragazzo c'era un giornale che si chiamava Cuore, che aveva una rubrica che si chiamava Chi se ne frega, dove mettevano tipo tutte le dichiarazioni, non so, il sottosegretario dice, andava nel chi, quindi mettete quello che io vi sto dicendo nella rubrica Chi se ne frega. Però io credo che le chiavi per capire come i maestri artigiani possano essere visti appunto come gli interpreti di queste forme della bellezza, siamo tre parole: autenticità, originalità e interpretazione. Interpretazione: i veri grandi maestri non sono mai dei semplici esecutori, sono dei grandi interpreti, entrano nella sua testa, capiscono quello che lei vuole e creano qualcosa che supera i suoi desideri. La lettera 22 non sarebbe mai esistita se non ci fosse stato Giovanni Sacchi che faceva il modello di legno. Sozzas diceva: dopo che hai visto i modelli di legno del Giovanni Sacchi ti passa la voglia di farli industrializzare. E non stiamo parlando di pezzi unici, stiamo parlando del design industriale. Essere interpreti significa avere la cultura del progetto e la cultura del fare. Non sono tante le persone che posseggono il dono dell'interpretazione, che è un dono molto prezioso, che noi desideriamo celebrare. Originalità: cosa vuol dire oggi essere originali? Originale vuol dire vicino all'origine, ma anche diverso da tutto. Nel mondo dei mestieri d'arte questo doppio significato dell'originalità è sempre presente, quindi una bellezza in qualche maniera familiare e al contempo inedita, che ci stupisce, originale come un valore diverso e positivo. E infine autenticità. Cosa vuol dire essere autentici e soprattutto qual è il contrario dell'autenticità? Perché si capisce un termine anche guardandone l'opposto. Come dice François Cheng, l'opposizione non è bello o brutto, ma è da un lato la bellezza e dall'altro il male. L'antagonista della autenticità è il kitsch. È ciò che sembra arte, ma non lo è. È ciò che sembra provocante, ma è solo un marketing da 4 soldi. Il kitsch è quello che ci porta via i posti di lavoro. Perché noi di kitsch non ne facciamo. Noi ricerchiamo l'autenticità, l'originalità e ci atteggiamo a veri interpreti dello spirito del progetto.
Ecco allora che parlare di bellezza oggi significa ricercare una autenticità espressiva che tocchi anche le forme di ogni giorno, anzi, evviva se ogni giorno ognuno di noi può godere della bellezza di questi oggetti. A volte sono costosi, a volte meno, ma non è quello il punto. Sono oggetti che vincono lo scorrere del tempo. Il talento lascia un segno che vince lo scorrere del tempo. E questo secondo me è un grande segno di bellezza, al di là delle diverse declinazioni, no? Cioè, ciò che oggi sembra bello, 10 anni fa non lo sembrava perché è di moda. Lo diceva già Georg Simmel 100 anni fa. Queste sono infatuazioni, va bene. Però il segno che viene lasciato per noi è un pochino più profondo e che passa anche attraverso un'utilità che ci fa sentire bene. Ve lo dice uno che colleziona servizi di piatti che non so più dove metti. Sembra la Pina Fantozzi quando apre gli armadi e cadeva addosso il pane e non so più dove metti. Dunque, no, devo dire, quando penserete di portare queste iniziative, a Scampia, a Tor Bella Monaca? Guardi, ha perfettamente ragione e il declino della bellezza sicuramente ha portato anche a un declino della percezione di giustizia. Noi abbiamo cercato con questa edizione di Homo Faber di fare un po' il contrario, cioè di portare delle situazioni di emarginazione all'interno di questo contesto, no? Come le dicevo, abbiamo opere di artigiani bravissimi che vengono da contesti come quelli che lei descrive e che senza Homo Faber non avrebbero la possibilità di mettere in luce il loro talento in un contesto come questo. Abbiamo dei cuscini fatti da questo ragazzo che lavora a Napoli, che è arrivato in Italia dopo un viaggio di 2 anni che non posso neanche spiegarvi. Altro che film dell'orrore. Ma non l'abbiamo invitato Homo Faber perché è poverino, l'abbiamo invitato Homo Faber perché è bravissimo. E potrei farle tanti altri esempi, no? Dai ragazzi di San Patrignano. Quando io sono andato a San Patrignano a vedere le carte da parati, cioè io ho 46 anni, 47 anni, me li ricordo a Milano i drogati degli anni 80, degli zombie. Io a San Patrignano non ho visto questo. Io ho visto ragazze e ragazzi che hanno negli occhi il desiderio di riprendere in mano la loro vita. Allora, portare il loro lavoro a Homo Faber, vicino ai tesori viventi, secondo noi ha il senso di dire anche a tutti quelli che vivono nelle situazioni che lei, no, citava, c'è spazio anche per me, anch'io posso andare lì, anch'io voglio andare lì. E noi crediamo, nel momento in cui si piantano questi semi, poi si crea anche il desiderio di comprendere meglio, e quindi andare a Scampia, andare a Giambellino, eccetera, eccetera, non come se fossimo con questo atteggiamento che ogni tanto, no, qualcuno ha condiscendente del tipo ti faccio la mostra pazzesca di arte contemporanea giù in mezzo ai grebani. Cosa cambia? Se tu non cambi la testa delle persone, è quello che dicevamo, no? Se tu non dai gli strumenti per capire che la bellezza, il talento, l'artigianato possono trasformarti nella versione migliore di te stesso, di te stessa, fai bene ma potresti far meglio. Noi siamo piccolini, questo è quello che riusciamo a fare, e aver invitato questi bravi artigiani a Homo Faber, secondo noi è un messaggio forte, perché anche gli altri che li vedono non pensano guarda quello sfigato che fa cuscini, ma pensano oh cazzo, guarda quello che fa i cuscini, cioè no? Poi ci arriveremo, però intanto partiamo da qui. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti per essere stati qui. Sono sicuri che è stato un momento molto molto interessante e molto accrescitivo, se si dice così. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie.